È arrivato novembre e con novembre è arrivato anche il video con i consigli sulle 4 esche top da utilizzare al bus in questo mese. Novembre è un mese che idealmente dovrebbe cominciare a fare freddo, anche se nelle ultime settimane parlare di freddo è veramente un eufemismo. Però ci sono comunque delle tipologie di esche che possono tornarci utili. Quest'anno è un anno particolare, non fa ancora molto freddo, però c'è tantissima escursione termica. Abbiamo giornate in cui fa veramente molto caldo, ma abbiamo tantissima escursione termica dalla notte al giorno. Sono stato in pesca la scorsa settimana e posso garantirvi che la mattina c'era bisogno di coprirsi anche abbastanza bene, perché appunto faceva freschino e l'acqua era anche abbastanza fredda, ma di giorno le temperature si sono alzate, io ho pescato in maglietta a maniche corte e l'acqua si è scaldata di molto. Abbiamo preso addirittura quasi 4 gradi in più dopo metà giornata. Non è facile pescare in queste condizioni, ci saranno pesci difficili da trovare, soprattutto i pesci di taglia saranno complicati da trovare, e quindi dobbiamo battere molta molta acqua, battendo anche diverse battimetri. E proprio per questo ho pensato a un po' di esche che ci permetteranno di battere tanta acqua e di pescare a diversi strati di profondità. Dobbiamo fare un attimo quindi selezione. Questo mese, soprattutto nella sua prima parte, per quello che possiamo vedere, sarà molto simile al mese di ottobre, per cui le esche che utilizzeremo non varieranno di tanto. Ad ottobre vi avevo fatto vedere un jerk e, viste anche le mie recenti pescate, sicuramente un'esca che può tornarci molto utile anche a novembre è appunto il jerkbait, un'esca che io adoro. E per l'occasione ho pensato di tirarvi fuori una novità che è arrivata recentemente in negozio, uno dei jerkbait piccolini e sicuramente più apprezzati soprattutto dai pescatori un pochino più maliziosi, un pochino più sgamati, l'Evergreen M1. Un piccolo jerk, dimensioni molto ridotte, ma ragazzi miei, questo qua fora tantissimo. In gara è uno dei jerkbait che non vi può mancare nella tackle box. Un classico jerkbait dalla forma molto semplice e anche molto leggero. Parliamo infatti di una piccola esca, di una piccola hardbait da 8 grammi per 9 centimetri, proprio finessino. Ma questa è l'esca che spesso e volentieri ci risolve giornate molto complicate. In questo periodo dell'anno, come ad ottobre, battiamo molta acqua, la battiamo in reazione, in velocità, dobbiamo simulare del pesce foraggio. C'è tanto foraggio in giro, soprattutto in alcune zone con molto erbaio, con gradini, c'è tanto foraggio e il bus è l'intorno probabilmente che si sta cibando. Una piccola hardbait come questo jerkbait, utilizzato ovviamente con la canna da spinning, viste le dimensioni, gercato può dare molto movimento e possiamo fare anche delle lunghe pause per fermarci, quindi fare un movimento molto ampio, fermarci, aspettare e poi ripartire. Quindi andare a stimolare anche possibilmente dei pesci molto sospettosi, molto apatici, che appunto, viste le condizioni, potrebbero non aver voglia di attaccare. Novembre, come anche per come si sta mettendo a livello climatico, probabilmente quest'anno non sarà un anno da pescione, o almeno fino a che le temperature dell'acqua non si abbasseranno e si stabilizzeranno, ma sarà probabilmente un mese da fare tanto pesce medio piccolo, per cui da divertirsi molto con queste esche di reazione. Restando nel mondo delle hardbait e rimanendo su questa concezione di utilizzo, quella di battere molta acqua, di cercare del pesce, spesso magari non di taglia, ma di cercare delle school di pesce attivo, un'altra esca che mi piace molto utilizzare è una piccola hardbait come il Pavlo Shad. Il Pavlo Shad è un piccolo minnow, un piccolo gerchettino, una via di mezzo possiamo chiamarlo tra un jerk e un crankbait. Sono esche spesso semplici da utilizzare nel loro utilizzo, nella meccanica, basta lanciarle e recuperarle. Non avremo bisogno neanche di cercarle, fanno praticamente tutto loro e tra l'altro con questa paletta fanno veramente molta, molta vibrazione in acqua. Ma la cosa complicata è capirne a che profondità lavorano, se è quella corretta per
per il tipo di pesca che vogliamo fare noi. Per come vi abbiamo detto, novembre potrebbe essere un periodo in cui dobbiamo cercare le school di bass attivo, magari pescare non tanto a sponda quanto o a spot, ma pescare magari più a gradino, su delle flat, su degli erbai, quindi trovare la giusta hard bait. In questo caso il Pavlo 59, ma esiste anche il 63, un pochino più grande. Cercare la giusta hard bait che raggiunge la giusta profondità per pescare su un determinato erbaio dove pensiamo che ci possa essere del pesce è fondamentale. Noi dovremmo andare a sfiorare quasi l'erbaio senza ogni lancio andarci ad impigliare dentro, perché altrimenti dopo un po' diventa anche fastidioso pescarci. Questa tipologia di esche non è una tipologia, come vi dicevo, quindi facile da utilizzare, soprattutto facile da imparare ad usare e abituarsi a usare anche esche così piccole. Anche queste le utilizziamo ovviamente con la canna da spinning, ma vi posso garantire, benché tanti non la assimilano come un'esca da bass, vi posso garantire che in questo periodo in cui ci avviciniamo a temperature anche spesso fredde, è un'esca che può cambiare, darvi veramente ottimi risultati. Io ci ho preso pesci anche molto grandi su questa tipologia di artificiale, che è molto piccolo, e le vibrazioni che fa anche con andando verso la stagione fredda può tornarvi molto utile anche nei mesi successivi, dicembre, gennaio. Sono esche che comunque da adesso in poi io in cassetta non posso farne meno. Ma di non solo pescetti può campare un bassman in questo mese. Facciamo che dopo un po' che abbiamo preso qualche pescetto e ci siamo anche divertiti e abbiamo scappottato, vogliamo andare a cercare qualcosa di un pochino più interessante. Rimane però lo stesso concetto, dobbiamo battere probabilmente dell'acqua più fonda, i pesci si saranno spostati, vi ripeto, non magari in acqua bassa o magari non tutto il giorno in acqua bassa, ma saranno ancora in profondità, sospenderanno, saranno ancora in una via di mezzo tra quello che poi sarà la transizione verso l'inverno, verso i periodi veramente freddi. Quindi abbiamo bisogno di un'esca che ci permetta di battere molta acqua, di pescare un pochino bassi, di pescare un pochino più lenti, perché i pesci che sospendono spesso e volentieri non avranno in questo periodo, viste appunto le condizioni particolari anche del periodo, non avranno voglia di inseguire e di mangiare cose spesso molto molto reattive, molto scattanti, come potrebbe essere un jerkbait o un crankbait. Ci torna utile però lo spinnerbait, un'esca molto interessante che può sembrare un boccone molto goloso per il nostro bass, soprattutto se andiamo a scegliere spinnerbait di dimensioni generose come il Lover Short Arm di Molix. Questo nuovo spinnerbait pensato appunto per fare delle tipologie di pesche un pochino particolari. La forma infatti molto allungata, con questa pala molto generosa, una pala singola molto generosa, e questa forma molto bassa e quasi orizzontale ci permette di fare il famoso slow rolling, quindi lanciare, arrivare praticamente a ridosso del fondale, recuperare molto lentamente il nostro spinnerbait toccando veramente il fondo, rimanendo proprio a contatto con il fondo molto bassi, fondo che può essere un fondo di sasso nel caso troviamo un pesce in questa situazione, oppure un erbaio, sopra un erbaio, in questo, quando ci muoviamo invece su questa tipologia di ambiente. E con questo facciamo fare appunto dei recuperi molto lenti, quindi abbiamo proprio un'esca molto voluminosa con una pala che crea moltissimi flash e moltissime vibrazioni a ridosso del fondale, e andare a stimolare in questo caso l'attacco di un pesce che vede un piatto gustoso che sta andando via molto lentamente, quindi una preda magari anche facile. Il Lover Short Arm poi è molto carino, a me piace perché non ci obbliga a mettere un trailer, grazie a queste due, chiamiamole fettuccine, questi due pezzettini di gomma piatta, diversi dal resto dello skirt, che vanno a creare un po' quello che potrebbe essere il minimo movimento di un piccolo trailer, di una piccola gomma messa qui dietro. Se vogliamo gli aggiungiamo giusto un trailer hook per rendere ancora più facile l'aggancio del pesce, per aiutarci ad agganciarci il pesce, ma facciamo comunque attenzione, perché facendo lo slow rolling e muovendoci a ridosso del fondale sarà facile magari andarsi ad impigliare. Quindi Lover Short Arm, novità, che poi tra l'altro è una novità del 2022 che non avevamo ancora visto qui sul canale, sicuramente molto interessante,
come esca per novembre. Restiamo in casa Molix e andiamo a vedere quella che è l'ultima esca che vi voglio consigliare per questo mese di novembre. Sapete tutti, perché l'ho detto moltissime volte qui sul canale YouTube e anche nelle pillole di Bass Fishing, l'abbiamo detto, che il jig è un'esca 4 stagioni, un'esca che va bene sempre. Però ci sono delle varianti che possono tornarci utili, delle varianti del jig che possono tornarci molto utili, soprattutto in determinate stagioni, soprattutto quando abbiamo questo pesce che sospende più o meno in profondità, su dei non vicino alla superficie, quindi, ma che magari non ha poi così tanta voglia di mangiare o di cercare di lanciarsi su delle esche un po' voluminose, un po' che creano disturbo in acqua. Per esempio, l'esca che volevo farvi vedere oggi è l'RT Flip Tail di Molix. Una piccola novità arrivata negli ultimi mesi qui in negozio, che può sostituire tranquillamente il lavoro che fa un jig e che è molto interessante in questo periodo dell'anno. Sapete che il jig è una delle mie esche preferite, soprattutto una delle esche più utilizzate anche per la ricerca del big, e questo può sostituirlo con un'esca simile per l'utilizzo ma diversa per la presentazione. L'RT Flip Tail non è altro che una shad con la codina paddle reverse, di cui dopo parleremo, ma con una piccola jig head innestata qui sulla testa. Quindi di fatto abbiamo un jig senza lo skirt e con un antincaglio molto molto leggero. Non abbiamo le setolone che possiamo avere su un jig classico, ma abbiamo questo piccolo antincaglio metallico che ci può aiutare ovviamente fino a un certo punto. Ci aiuterà magari un po' di più nell'allamare il pesce, ma non sarà proprio un antincaglio che ci salverà da tutte le situazioni. Con la RT Flip Tail andiamo a fare lo stesso lavoro che faremo ad esempio con un football jig, andando a saltellare sul fondo, e grazie alla codina reverse abbiamo sempre la coda in movimento. Se la coda fosse dritta, guarderebbe verso il basso come in un normale shad, rischierebbe, lavorando sul fondo, di toccare il fondo e di perdere questo movimento. Ma rimanendo alta invece prende sempre acqua, continua a prendere acqua sempre e comunque, quindi continuerà a fare questo gioco mentre l'esca si muove sul fondale. Noi faremo saltare la nostra esca senza lo skirt, non abbiamo una roba disturbante che magari può appunto dare fastidio al pesce, ma abbiamo una presentazione molto compatta. Pensate che in questo periodo spesso e volentieri su pesci difficili, smaliziati, moltissimi ad esempio vanno ad accorciare lo skirt anche dei jig, spesso a renderlo veramente veramente corto. In questo caso tagliamo la testa al toro, non abbiamo skirt sul jig, quindi avremo proprio un piccolo pesciolino che salta sul fondo. Non sottovalutate questo tipo di esca perché la vedete piccola, perché è veramente un'esca che buca pescioni e buca anche altre tipologie di pesci. Ci sono su misure come questa possono mangiarvi tranquillamente anche pesci importanti come dei lucci di una certa mole. Quindi fate attenzione quando usate questa tipologia di esca perché può regalarvi delle grandi sorprese. Bene, i miei consigli per le esche da usare a novembre sono finiti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate, quali sono le vostre esche preferite da utilizzare in questo mese a Bass. Noi ci vediamo prossimamente qui sul canale con nuovi video. Voi magari intanto, nel frattempo, andate a pescare il Bass. Ciao!